La mer. Ehi, 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 eccomi con il folle bollettino meteorologico. There she was, just a walking down the street singing. Benvenuti a una nuova scoppiettante puntata del nostro folle bollettino batteriologico. Questa è la seconda della serie di tre che dovevamo recuperare. Vi ricordo di non rompere le balle se vedete notizie vecchie come questa. Partiamo da Prigozhin, ve lo ricordate? Siccome adesso è morto, così ci hanno detto, più o meno, Poi l'abbiamo visto in Africa, non si è capito, magari era prima, va bene. Prigozhin, il generale americano, probabilmente è morto. L'incontro con Putin è stato simulato. Sapete che Putin è vivo, però è anche morto, cioè, quando fa la cacca della controlla, tutte quelle belle cose, si beve la polvere di corna di cervo. Prigozhin, questo fantasma, adesso è sparito perché non gli frega più un cazzo a nessuno, neanche la Wagner. Wagner dice, suona, no? Ma chi lo sa. E proseguiamo quindi sempre con Prigozhin, l'albergo del sesso e un harem di ragazze diciottenni. Parla una di loro. Credeva di allungarsi la giovinezza scambiando liquidi con noi. Poi gli tirano un missile e cade. E si attacca a questo gran par di palle. Andiamo sul Daily Star. Oh, sempre con la guerra in Ucraina, ovviamente. Le minacce di guerra di Vladimir Putin sono il motivo per cui gli alieni non hanno stabilito il primo contatto, affermano gli esperti. Le continue minacce del russo Vladimir Putin che rischiano lo scoppio della terza guerra mondiale, hashtag Putin, stanno ostacolando le possibilità che gli alieni stabiliscano il primo contatto con gli umani sulla Terra, ha affermato un esperto di UFO. Poi si è andato a buttare da un parapetto perché, che ve lo dica a fare? Ma sì, dai, abbiamo parlato degli alieni, andiamo nello spazio, va via. 4 aprile 2023, la NASA annuncia una donna e tre uomini voleranno intorno alla Luna nel 2024. E fin qui, ennesima promessa. La missione durerà una decina di giorni e porterà l'essere umano alla maggior distanza mai raggiunta dalla Terra. Perché non pensate male, mai raggiunta, allora non ci sono mai andati, non pensate male. È la Luna che ha questo movimento ondulatorio, come quello là che a Roma controllava, movimento ondulatorio, e qui ogni tanto si allontana, però fa elastico, poi torna. Quindi noi ci siamo già andati, però era più vicina. Adesso è più lontana, sti cazzi. Comunque, 2024, pochi mesi, ci siamo, e finalmente una donna e tre uomini, saranno in 5. A me piace di più il 6, però fate voi. Comunque, segniamo anche questa. Astronomia e moda. Questa l'avevamo già detta nel numero precedente, però la ricordiamo, perché dice facciamo fatica a fare le tute per tornare, insomma, perché quelle vecchie in effetti fanno cagare, sono un po' sgualcite. Muore la sarta che cuciva le tute della NASA e porta i suoi segreti nella tomba, perché giustamente questa qui, cioè, oh sti cazzi, cioè, se no mi rubate il lavoro, arriva il solito indiano, mi porta, gli faccio imparare e poi mi lasciate a casa perché sono in età di pensionamento. Purtroppo è morta. Per anni niente ritorno sulla Luna. E qui stendiamo un velo pietoso. Ma passiamo a uno dei grandi eroi del nostro tempo, dal Corriere della Sera, la frugalità di Draghi, che pranza da solo all'aeroporto di Fiumicino. Ve lo ricordate? Quante volte ce l'hanno fatto vedere? Il draghetto mortacci, questo povero uomo, veramente, un salesiano, è proprio una cosa... Cioè, lo capite, no? Anzi, lui dovrebbe studiato dai gesuiti, se non mi ricordo male. Lei stessa, insomma, ma andiamo avanti. Opens, ecco, io di solito non faccio vedere sta roba, però la va benissimo, dai, leggiamolo perché è divertente. Passiamo alla psicosanità. A che ora vi siete immunizzati? Sto cazzo, però. Antonella Viola e lo studio sul vaccino Covid più efficace in base a quando è stato somministrato. Che cazzo, vedi? Beh, immagina tutti quelli che l'hanno fatto al mattino, no, era meglio la sera. Se cazzo fai, la prossima ormai è andata perché ti veniamo a trovare al cimitero. 19 luglio 2023, poi la signora Viola è tornata alla ribalta ancora in questi giorni per un bello studio farlocco, ma diciamo niente. Istituto Superiore di Sanità, il caldo diminuisce la capacità del Covid di infettare. Studio ha osservato carica virale a 20 gradi
dura più a lungo. Quindi se vai a 30, cioè dobbiamo andare a 30 per avere meno strati. Ci avevano detto che appena arrivava il caldo schiattava. Però evidentemente questi sono strani, i virus sono strani perché sono non morti. Chi ha il manuale di microbiologia universitaria, come ce l'ho io qua, perché a me mi piace capirle le cose, lo sa che sono come degli zombie, quindi dice il caldo l'ammazza e non si sa mai che quello si sveglia e ti inchiappetta proprio quando non te ne sei accorto, soprattutto se non hai fatto la punturina, senza punturina sei fregato. Virus, e qui lo dovevamo mettere per forza, perché allora torniamo un attimino sopra, anche perché in podcast sto tornando un attimino sopra, eravamo al 30 luglio 2022, poi cosa succede? Repubblica, 18 luglio 2023, esattamente un anno dopo, quasi, virus, con il caldo estremo i contagi corrono. Allora, dunque, prima mi hai detto un anno prima che a 20 gradi durava più a lungo, però se alzavi la temperatura lo fregavi perché non gliela faceva più. Un anno dopo mi dici che con il caldo estremo i contagi corrono. Cosa rischiamo con temperature che superano i 40 gradi? Cioè dovrebbe friggere chiunque, pure noi, però vabbè. Parlano i virologi Pregliasco e Maga, quindi, oh ragazzi, mica cotti, cioè, ci hanno messo il Gotha. Voi se uscite dall'Italia, ma non dico gli Stati Uniti, dico Bellinzona, cioè chi non conosce Pregliasco, ma volete me, anche Maga, la Maga Magò adesso, non so esattamente, adenovirus ed entrovirus possono metterci in scacco, sì, soprattutto se l'adenovirus è quello con cui hanno fatto quel cazzo di Frankenstein che hanno messo i signori di AstraZeneca e qualche altro, però diciamo, perché sennò poi mi bloccano il canale, che già me ne hanno fatte tante. Oh, Corriere della Sera, svenimenti improvvisi senza un motivo apparente. Quale può essere la causa? Non aggiungo altro perché, come al solito, mi chiudono il canale. Però vi potrei dire la pizza, vi potrei dire il freddo. La pizza col freddo siete morti. E il silenzio, troppo silenzio non va bene, troppo rumore non va bene, se state sul divano non va bene, se vi alzate dal divano non va bene, se vi muovete troppo non va bene, se fate troppo sport non va bene, se non vi muovete un cazzo non va bene, se state sulla via di mezzo non va bene neanche quello. Quindi insomma, siete morti, poche parole, siete morti, via. Oh, fanpage 20 luglio 2023, infettati ma senza sintomi di Covid, ah, i famosi asintomatici, svelato il mistero della pandemia. Ecco cosa li protegge dal virus. Ora, a parte il fatto che quella degli asintomatici era una vaccata, documentata in letteratura scientifica, ma loro sapete che loro sono troppo esperti, non stanno neanche a guardare la letteratura scientifica, sono troppo bravi. Gli scienziati hanno finalmente svelato il segreto degli asintomatici. Le persone infettate dal coronavirus SARS-CoV-2, che non sviluppano i sintomi della COVID-19, sono protetti da una specifica mutazione genetica, cioè sono un mutante. A parte il fatto che non so neanche se dovrei essere asintomatico, perché sono mica così coglione da andarmi a fare infilare una roba nel naso. Ci siamo capiti, andiamo avanti, con tutto il rispetto per quelli che l'hanno fatto. Scusate. La Repubblica, questa è meravigliosa, nuotare in mezzo al COVID, tracce del virus trovate a largo di mari e oceani. Porca puttana, neanche una nuotata ti puoi fare. Dici, ma il sale non dovrebbe... No, non funziona. Col sole, sale, niente. Oh, il rapporto Sea Care, presentato dall'Istituto Superiore di Sanità, rivela la presenza di SARS-CoV-2 in diverse zone del pianeta. Cresce l'allarme. Porca paletta, ma tutta la gente che si è fatta al bagno non è successo niente. Andiamo avanti. Climate change, andiamo, cambiamento climatico, che è una delle tematiche più belle che ci siano, perché ci chiama in causa, non parlano mai, ve l'ho già detto nel numero precedente, non parlano mai dell'inquinamento, mai del consumo, dovete continuare a consumare come dei furetti assatanati, perché altrimenti i piccioli non girano, cazzo, non a voi, a loro. Però è importante il climate change, gli oceani hanno nuovi colori e non è una buona notizia. La causa è il riscaldamento globale. Nuovo studio ha esaminato i dati di un satellite che guarda gli oceani dalla Terra da 21 anni, perché non aveva un cazzo da fare. Quindi. Il cambiamento climatico sta modificando il colore dei mari, ma l'uomo non può accorgersene. Spet, i mari cambiano colore, ma io non vedo che hanno cambiato colore. Sono daltonico, sarà perché sono daltonico. Mio padre era daltonico, io no. Delle volte.
potrei essere asintomatico daltonico. Quello, eccolo lì, l'asintomatico daltonico. Porca paletta. Fanpage. Tocca citare anche questa pacottiglia. 18 luglio 2020, quindi torniamo molto indietro, siamo nel pieno del marasme, delle cose. Però siamo sempre sul clima, perché ovviamente c'era il virus, ma devi scazzare la minchia col clima. All'epoca dell'impero romano il mar Mediterraneo era più caldo di oggi. Lo studio del CNR. Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati del Centro Nazionale delle Ricerche, CNR, ha determinato che tra il 1500 e i 2000 anni fa, durante il periodo della nascita, ascesa e caduta dell'impero romano, il mar Mediterraneo era molto più caldo di oggi. La scoperta grazie all'analisi di campioni prelevati dai fondali. E perché era più caldo? Perché le bighe andavano a diesel. Voi non lo sapevate, ma andavano a diesel. Sti cazzi. È per quello che inquinavano. Corriere della Sera, 1 dicembre 2022. 2 litri di acqua al giorno? Lo studio che smonta ogni certezza. Un nuovo studio ribalta la prospettiva. L'attuale raccomandazione non è affatto supportata scientificamente, dicono i ricercatori che hanno calcolato le nuove giuste quantità, consigliandogli di rispettarle. Il motivo? Bere troppo farebbe male al pianeta. Io questa non la commento, per carità di patria non la commento. Che vedo di? Agi, l'ultima capitale maya distrutta dalla siccità e dai cambiamenti climatici. Uno studio internazionale rivela come i cambiamenti climatici influirono sulle relazioni sociali e politiche al punto da scatenare le tensioni tra popolazioni intorno al 1400, fino all'abbandono dei Mayapa. Quindi, buona sostanza, allora, le bighe inquinavano, qui le... non lo so, vediamo, potevano essere forse giochi, tutti questi giochi che facevano, decapitavano quello che vincevano, quelle belle cosine, sì, ma forse inquinavano con quello, non lo so. Comunque, da qualche parte deve uscire fuori per forza un'altra volta il diesel, perché qua inquinavano, ragazzi, siccità e cambiamenti climatici, pochi cazzi, inquinavano anche i Maya, ecco perché siamo andati a sterminarli tutti, perché inquinavano, inquinavano, non so. Anche i pelle rosse uguali. Focus. E vedi che, ve l'ho detta apposta, focus, perché lo sterminio dei nativi americani raffreddò il pianeta. Con l'arrivo degli europei, la popolazione dei nativi americani venne ridotta del 90% a causa di guerre e malattie. Per inciso vi stanno dicendo, no, così, proprio impressivo, che li abbiamo sterminati. Però. Questo provocò indirettamente una diminuzione delle temperature globali. Vediamo come. Sono andato a vedere come, ma se volete andatevela a leggere, tanto è lì, cosa volete che vi dica. Quindi, avete capito, abbiamo fatto del bene. Abbiamo sterminato gli indios, abbiamo sterminato le popolazioni dei nativi americani e abbiamo fatto del bene al pianeta. Poi ci abbiamo messo tutta quella merda che ci abbiamo messo, però abbiamo fatto del bene al pianeta. È importante questo, autoassoluzione. Dunque, gli esteri della Repubblica, se non ricordo male, non vorrei sbagliare. L'emergenza. Caldo record a Roma, sfiorati i 42 gradi, non era mai successo. E sotto giustamente qualcuno ha messo l'articolo dell'estate 1967, non si rompe la cappa dell'afa, la grandine squassa Milano. A Roma si soffoca, 42 gradi. Però non era mai successo, che te devo dire, tacci vostri. Qui abbiamo invece un articolo dalla stampa britannica, dunque di Independent. Ok, dunque, la spiegazione della crisi climatica, no? Se vi ricordate, noi abbiamo avuto un luglio che non è sembrato granché luglio, sì, ci sono stati un po' di giorni di caldo, però ci ha sfranticato lo scocone, no? Qua ci ha distrutto tutto con la grandine, piogge, freschino, bello freschino. E allora dice, ma come mai luglio è stato così freddo? Se ovviamente si parla della Gran Bretagna, no? Se gli altri, il resto del pianeta sta bruciando, veramente noi eravamo nella stessa situazione, però dice bruciavamo, sa il cazzo. Il professor Luke O'Neill dice che l'Irlanda, era l'Irlanda, dimenticavo. L'Irlanda sta soffrendo di un che questa è dura, da leggere è dura. L'Irlanda sta soffrendo di un
riscaldamento globale asintomatico. Boh, porcaccia la miseria. Vi serve altro? Spero di no. Per capire che la parola asintomatico è una presa per il culo su tutta la linea, a partire da quella sanitaria. Il riscaldamento globale asintomatico 20 luglio 2023 è un non plus ultra, è una delle notizie più belle che io abbia mai letto. Me lo devo tatuare in testa, Parma. Io sono riscaldato globale asintomatico. Non vuol dire un cazzo, però, secondo il professor Luke O'Neill, che anche lui non aveva un cazzo da fare nella vita, quindi si è messo a fare questo studio. Poi abbiamo ancora la BBC, ragazzi, più della BBC c'è, neanche la CNN, no, la BBC, numero uno. Praticamente per l'estate consigliavano di mettersi la tutina ignifuga. Beh, ci fa talmente caldo, anche se sta piovendo, c'è la grandine, ci sta a sfranticare i coglioni col freddo e tutto, e no, vi dovete mettere la tutina ignifuga. Chissà se qualcuno l'ha comprata, ragazzi. Oddio, a carnevale, ogni scherzo vale. Ma, attenzione, adesso chiudiamo, non lo faccio apposta, però stemperiamo un po', dai. Si masturbò sul pullman, assolto perché era domenica. Domenica ti porterò sul lago, ti legherò alla barca con lo spago, ve lo ricordate? Stefano Rosè. Oh, dunque, siccome era domenica, questo si masturbava sul pullman, ricordatevelo, per tutti i guardoni, i violentatori, insomma, no, che sciani i grilli per la testa, di domenica vi potete masturbare sul pullman e non vi rompe i coglioni nessuno. Questa veramente è da segnare, e con questa chiudiamo. E io ricordo ancora una volta, perché i tempi sono quello che sono, ricordatevi, cari fondamentalisti, che Allah è al bar ed è in compagnia di quell'altro, dell'altro vecchietto che ha barba bianca. Ci siamo capiti. Vedetela di smettere di rompere i coglioni alla gente. There she was, just a walking down the street singing.